Ciao ragazzi, allora nella pillola di oggi parleremo delle classificazioni delle strade. Allora, esistono diverse tipologie di strada, ad esempio in città se è a carreggiata unica, indipendentemente dal numero delle corsie, è una strada urbana. Se invece ha almeno due corsie, o meglio due carreggiate, è una strada urbana di scorrimento. Qui il limite può arrivare anche a 70. Il può è importante perché non è 70, può arrivare vuol dire che ci deve essere il cartello. Fuori città, se ha carreggiata unica, è una strada extraurbana secondaria e qui il limite può arrivare a 90 km/h, mentre in città normalmente 50, abbiamo visto nelle strade urbane di scorrimento può arrivare a 70. Poi ci sono le strade extraurbane principali, che sono strade a carreggiate indipendenti, almeno due carreggiate, priva di intersezioni, quindi non ci sono incroci. L'ingresso è fattibile attraverso la corsia di accelerazione o di decelerazione, e l'ingresso non è consentito a tutte le categorie di veicoli. Lo stesso dicasi per l'autostrada, anche qui è una strada a carreggiate, due carreggiate indipendenti, priva di incroci a raso, munita di corsie di accelerazione o di decelerazione per l'uscita. E qui il limite può arrivare a 130, mentre nella strada extraurbana principale il limite era di 110. E anche qui l'ingresso non è consentito a tutte le categorie di veicoli. Vediamo la domanda: anche nelle strade extraurbane principali possono circolare solo alcune categorie di veicoli, come vedete è verissimo. Va bene? Quindi mi raccomando, quiz, 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 alla prossima pillola. Ciao!